24 a 16 in questo momento per quanto attiene a questa grande gara di solidarietà per Telethon. Pasquale Pignatelli, parliamo dell'iniziativa. Beh, l'iniziativa è quella che ormai ci vede su questo parquet da 3 anni. E un grosso grazie quindi al CONI che ci dà questa possibilità e alla Federazione Pallavolo che manda la sua terna arbitrale. Poi un grazie grossissimo a questi ragazzi che come al solito non tradiscono l'appuntamento e le aspettative. Quali sono gli obiettivi anche per quest'anno di questo progetto? Beh, l'obiettivo intanto secondo me è stato già raggiunto, cioè quello della partecipazione dei giovani, perché l'obiettivo principe di Telethon è sicuramente la raccolta dei fondi, però riuscire a coinvolgere comunque tutti questi ragazzi è sicuramente un valore aggiunto alla manifestazione, anche per la solidarietà vista negli anni a venire. Dunque, parliamo di quanto è durato, da quanto dura questo progetto. Allora, abbiamo detto che è il terzo anno, questa è un'attività che noi comunque ci giochiamo una giornata, i ragazzi sono qui dalle 9, chiaramente c'è tutto il lavoro di preparazione nelle scuole e oggi è la giornata conclusiva. Quest'anno praticamente siamo noi che apriamo le manifestazioni di Telethon e siamo contenti perché insomma l'avvio è stato veramente positivo. Quali sono le scuole che hanno partecipato? Allora, hanno aderito quest'anno il Pertini Fermi, il Bachelet di Taranto, il Quinto Ennio e la mia scuola, il Liceo Ferraris, oltre che a Studio 100 by Night, e già questa è una garanzia di successo, voglio dire. Grazie. Beh, allora, lì dove nasce la solidarietà nasce anche l'intento di questi ragazzi di partecipare alle attività allegre e gioiose. Vi faccio vedere il tipo del Pertini Fermi. Bene, allora, dopo aver ascoltato il tifo del Ferraris, dopo aver ascoltato il tifo del Pertini Fermi, ci siamo trasferiti dalla parte del Ferraris, vediamo chi vince, almeno in quanto a tifo. Pronti ragazzi? Vai! Complimenti a voi per questa bella iniziativa e naturalmente la solidarietà in prima fila. Telethon, ve lo ricordate, no? Pronti per la solidarietà? Siamo qui per questo, però tifiamo anche la nostra squadra. Forza Ferrari! Viva la solidarietà! Viva il Ferrari! Bene, allora noi abbiamo dato questo piccolo contributo a Telethon, naturalmente ce ne sarà ancora per i prossimi giorni, continuate a essere solidali per questa grandiosa iniziativa mondiale. Grazie per essere stati con noi dal Palamazzolo di Taranto, Alfonso Zambrano, Martino Vinci 2, grazie, alla prossima!